Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Valerio Masia. Rimane alta la tensione tra Israele e Libano. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato edifici militari di Hezbollah nella zona di Al-Qiyam, in Libano, come comunica su X l'Israeli Air Force, aggiungendo che un'altra struttura militare dell'organizzazione terroristica è stata attaccata. Intanto il Pentagono si posiziona per essere pronto a evacuare gli americani dal Libano nel caso in cui gli scontri fra Israele e Hezbollah si intensificassero, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu avverte che l'obiettivo dell'Iran è quello di rovesciare anche la Giordania. Le sue parole: l'Iran ci combatte su 7 fronti, ovviamente a Hamas, Hezbollah, i Houthi, le milizie di Iraq e Siria, Giudea e Samaria e direttamente Teheran. Dobbiamo scoraggiare gli altri elementi dell'asse terroristico di Teheran, che non minaccia solo noi, ma anche voi. È sulla buona strada per conquistare il Medio Oriente, significa l'Arabia Saudita e la penisola arabica. È solo questione di tempo. Nel frattempo, il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha rivendicato la legalizzazione di 5 avamposti ebraici in Cisgiordania e una serie di misure contro l'autorità nazionale palestinese, avvenute durante la riunione della notte scorsa del gabinetto di sicurezza, anche se al momento non c'è certezza ufficiale. Tornando ai combattimenti, le forze israeliane di difesa hanno confermato di aver lanciato ieri un'operazione mirata nel quartiere Sheyaia di Gaza City, un blitz effettuato dalla 98esima divisione dopo aver ricevuto informazioni di intelligence sulla presenza di miliziani e infrastrutture di Hamas nell'area. Decine di queste strutture sono state colpite mentre le forze di terra avanzavano. In un'operazione separata nel nord della striscia, inoltre, diversi attacchi hanno provocato la morte di decine di operativi di Hamas rinchiusi in una scuola e in altre strutture dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi. Anche a Deir al-Balal, nel centro della striscia, secondo il portavoce dell'IDF, è stato ucciso un operativo di Hamas che operava all'interno della zona umanitaria, usata da Hamas come scudo per l'attività terroristica. E per oggi è tutto. Israele sotto attacco è un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni, segui e notifica e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.